Ultima tappa per Conterranea, l'evento voluto dai comuni della DOP e dalle Proloco con il patrocinio della Regione. Il viaggio si concluderà sabato 9 luglio alle ore 20:30 nello splendido belvedere di Cartoceto, comune capofila dell'Areale, con alle spalle il Teatro del Trionfo e lo sguardo che si posa sulla fitta distesa di ulivi argentati. Si chiuderà il progetto che da Fano ha toccato i comuni di Colli al Metauro e Monbaroccio, presentando un territorio plurale capace di raccontare tanti itinerari possibili tra scienza, storia, spiritualità, arte ed enogastronomia. La serata avrà un costo di 50 euro, cifra che comprende sia la cena che il concerto spettacolo. Qua in una location d'autore dove ci troviamo in piazza Marconi, con una serata e una cena gourmet curata dalla chef Eva Maria dell'Osteria del Cardinale, una cena gourmet di valorizzazione non soltanto della nostra eccellenza primaria, la DOP Cartoceto, unica DOP olearia in tutta la regione Marche, ma anche di tutte le altre eccellenze agroalimentari che questo territorio, questo splendido territorio della Vallata del Metauro, può vantare. Una serata, anche questa come le altre, le precedenti, che sarà allietata da un concerto, spettacolo davvero splendido della Musicando Jazz Orchestra, una delle migliori big band marchigiane, con la voce di Alessandra Doria, che ha di recente aperto il concerto di Tiro Mancino. Insomma, una serata davvero speciale tra cena gourmet, location d'autore e musica sperimentata ad hoc per l'occasione. Le informazioni potrete tranquillamente reperirle o attraverso la Proloco di Cartoceto oppure direttamente attraverso l'Osteria del Cardinale qua di Cartoceto. Non mancate, vi aspettiamo il 9 luglio a Cartoceto qua in Piazza Marconi.